ultima puntata se vuo fiendi noi a Santuingiu a chestionare con custos onori che si zirria da Angelo Sailis. Angelo Sailis e chi esti de? Guasilla. De Guasilla. Siamo guasillesu. Sa puntata de oi che si ho dopo che detto de emigrazione si ed esardo su che fonti andavo su forza de sa Sardegna e poi questo deo se vuo fiendi de noi a chestionare con Angelo Sailis e puttai su dedi una bella storia della vita cosa sua de Sigontai. Poi te su e sei in Brasile. Sono stato in Brasile e ho esperienze è stata bella per la vita mia. È stata sofferta pure però sa partenza su depi decidi. Poi te è una decisione che ho pubblicato dopo mera delusione del traballo. Poi te ogni volta che ci cade a cattare il traballo fatica domanda, presentato tutta la documentazione ai vari enti, comuni, province, regioni, ad ogni luogo. Quando veniva a questo concorso non veniva mai serriato. E cosa succedeva? Che avevo un impiegato prestigiatore. Questo, quando arrivava a questa pratica, questa domanda faceva sparire anche un documento importante. E sicché questa domanda, essendo incompleta, non mi serve niente. Ah. E sicché dopo tante delusioni, se voi ci fosse questa esperienza su Dazio Uru, in cui pure si fu posto di me su un signore e mi ha segato scamba, se non mi interessava, non mi assumi. E sicché io decido di me andare da Italia e non ci vuole mai europei. Tanto su ad decidio di me andare in Brasile. Io mi ho capitato l'occasione di leggere in due giornali che a Salerno veniva corso su questa comunità europea che si chiama CIM, Centro Internazionale Migrazioni Europee. E lui fu un centro che veniva corso su aggiustatori meccanici, tornitorisi e fresatorisi. E io ho fatto questa domanda, fu tutto gratis, spesavo e mi imparavo su mestieri pure. Però il suo scopo fu di buona migrazione, il suo scopo mio fu questo e se andava volentieri. E te succede che in cui mi sono impegnato al suo massimo, non per mi battere, ma se ho stato uno dei meglio su del suo corso. Tant'è vero che mi anticipavo subito questo in Brasile e se andavo con il suo posto di traballo già pronto, l'azienda che mi depide assumi. E ci decidi, sono partito. Con un altro gruppo di sardo, un di Adude de Ierzo, uno di Tasina Alberto Zervogo, uno di San Giovanni Suergio e uno di Santo Antiogo. Siamo partiti e ho fatto un bel viaggio. Questa nave non fu un granché, fu di Tasina Anna C, Anna Costa. E ho fatto un bello viaggio. Sono partito da Napoli, ho fatto scala a Lisbona, primo scala a Lisbona. A Lisbona con un gruppo di portoghesi, no? Tra cui lui fu di Sazorresta di Giolinho, giocatore della Fiorentina. E sicché quando io decidi che fosse italiano, se roba del genere, ha fatto subito il cicao di varie amicizie. No, italiano, mio cugino giocava nella Fiorentina, Giulinho. E ho fatto amicizie, ho fatto tutto il viaggio un pari con Gustas. È stato bello, poi ti insanavi, lui fu di ogni intrattenimento, lui è cinema. E lui a ballo, lui ad ogni cosa, sale da gioco, lui tutto su di lui, insomma, ci passiamo solo abbastanza tranquillamente, e bene, non ci fu di disannoiare. Ah, fu a tipo crociera, dai. Insomma, crociera, e il suo viaggio è durato. Io ho fatto scalo, prima a Lisbona, poi a Madeira, in cui vado a riposo su un'altra, a Lisbona, di poco a poco, e ho fatto bello giro con questa città. Invece a Madeira vado a riposo a Sunotti e in cui non ho potuto sbarcare. E sicché ho fatto un rifornimento, alziavo gente a cavallo e poi si è chiuso con il Brasile. Eh,
E t'hanno avuti, mi è bene di sapere. Su, fu da gennaio del 62. Ah, mi è sta cambiando. Una briga di fai, insomma. Briga di... un po' di capelli fai. Gennaio 62. E sicché arrivavo a Rio de Janeiro, in cui pure si stentava bello per le ore, si sanava, e poi seguivo Santos su porto di San Paolo. La città di Santos e soprattutto ci dicendo dopo se arrivavo in cui ci riavevo di un narante a Santos su porto di San Paolo. E arrivavo su treno e partivo su a San Paolo. E in cui si incantivottavo sul centro migrazioni europei, che fu di proprio centro che gestiva i vari questa scuola che si è approvata da quanto può imparare sui tornitori. Se lo saprò su un cuoio poligatese, finisce saccando se fatto il suo documento, la carta d'identità di Denì, che è questa. E noi è una grande cosa, là. Cioè, finisce la impronta digitale del suo volo. Ah, da venire portato su accanto, Castiai, ecco. Castiai tutto il suo documento. Non si legge bene che è sbiadio, va bene. Però, no, c'è questa fotografia che si vede bene. Castiai, questo reperto. Sì, sì, ma si, ecco, su Ido, ben base di un quadro, si impronta digitali. E non c'è di gusto, però prima si fa il gusto, si intervigava, si impronta, si tutto, e dai c'è dirlo, cioè, si intervigava, si impronta, e poi dopo due o tre mesi si è andato a donare questa carta per estrangeiro, so si narrava. Si è andato a donare questa carta e poi diavo, se volete prendere senza di gusto non potevo così, volete che si rilassasse la polizia, fa un zungumi senza documento, così ci votate in galera direttamente, capito? E sicché dopo di gusto potevo così. E in cui è cominciata a vita. No, so, in cui... In Brasile, quando sono arrivato, sono andato a votare sul centro, no? E fu in questa zona, per una farmata di San Paolo, si era Rio de Brás, Rione del di Brás, Brás è la personalità brasiliana, in cui avevo di stazione, avevo sa che cosa, se, e fatto fatto a gradiente persone, se su, tante verso che si è consigliato di non bessi mai a solo, di piavo che si sempre compagiaoso. In gruppetto con noi, tant'è vero che una volta voi bessi qua sopra, niente da magredì, però c'è, mi puoi difendere abbastanza bene, voi te c'eri as cose, portassi un calibro in busciacche, diabete, questo, diabete, mi puoi accozzare a suo muro, questo, questo si ottava niente. Quando appuvanto la persona con l'aggredì, si poneva una va avanti su marciapiede e una era al muro. Lui va dentro, passava in mezzo, come mette due cassanti in mezzo, dopo due cassanti, e andava tutto, due cassanti in mezzo, molto in terra, e si fu niente. E adesso, come ti scegli a gusto, mi fu posto in due porte, dopo un po' su calibro, dopo un pavetto, e disfadiaici. Beh, bene. Beh, si vuole tagliare su spiazzarsi, invece di essere aggressori, si vuole tagliare su mezzo aggredirsi, no? Si vuole castigliare, se ti castigliamo a marciapiede, si vuole andare. Ti no, questo non è pegoso. E su calibro e tavoli, una specie di... Su calibro dei tornitori, dopo di questo tornitore portare su calibro, sicuramente ho due attrezzi personali, devo portare sempre in musciacca e ci ponia la camisa su, portare la camisa in foras, in cui lui è basca, in Brasile, no? E portare la camisa su, questa musciacca di papas, devo averla per un dia bocca, quando dizia più che avanti non fa bullendo e gli intavato il saccino, devo andare a bocca al suo calo, per averla per, da papetto, e quando lo portare bene il papetto, questo fanta 3-4 metri da me, e sanno se si disava a mostausa, e ci disfadia, e ci... Dai, va dici in alto, va dici in sardo è tutto, tanto si comprendia, in un portoghese assimila a me da su sardo, a me da su fuerzo. Vieni, e si disfaria di tutto il discorso di tutto il terra del suo gallo. E vai, si è venuto andare.
Sicché, da noi, poi, quando ho cominciato a usare il suo traballo, e noi, il suo traballo, la prima volta che ho traballato, mi... non lo so, la prima volta che sono andato a traballare, voi, questa società, si è narrata utile S.A. E in cui torneria, ho tornato su tornitore, una grande torneria, e fu, e mi ha posto il suo primo tornio, e ho appava sotto gli altri tornitori. E fu il suo primo, e traballava tranquillo, tornio a dire. Fui andavo, se avevo il modo che fui andavo, al gabinetto, un frago udeci, un frago avvumo, e poi no, non è cosa per me, no, te mi intendo mai, e non andavo su, ci cadde a marrangiare, siccome mettevo in campagna, sa fabbrica fu di Vola di San Paolo, lui era del luogo dei girai, quando sono rebrandi, quando mi scappato, mi arrangiati ai a Sasadra e tutto questo, scampagna scoschiando in campagna. E ho detto che fu succedio. Ho detto succedio che mi fu arrivato una boccia di zappo su tutto pieno di ollo emozionato. E di arrogarla dei truccioli dei tornio, a suo vestito. Da non c'è più un ruso. Io mi cavo sul raschietto è sti lungo 10, poi la maglia poi vado sul gambo e è fatto triangolare, triangolare, con i sazza taglientisi. Mi sono girato e ho detto, ma chi è stato questo grande figlio e buona mamma che ha tirato? Chiede il coraggio, neri di chi è sti. E poi disapprovato, tanto in galera, in quel luogo a pandai. Appunto, mi sono voluto da Italia per andare in galera. Appunto, mi sono voluto da Italia per andare in galera. In quel luogo da papai. Appunto, mi faccio un buco con me a quando se nasce con mamma tua. Appunto, in brenti. Dopo fatto ici, e te succede. Ma potendo che non mi impavasse, e fosse capo officina. No, che aconteceu, Angelo? Ah, nada, nada, sto brincando, nai, sto scherzando. Sto brincando con questo, no? E questa è la prima avventura che vuole questa seconda legge in Brasile. Ma comunque pensando su mi rispettavo, non mi ha fatto nulla, mi ha lasciato tranquillo, devo andare a ballare. Poi io cominciavo a imparare malizia in Brasile pure, per in ogni luogo cerca se torna il tore. E te va a dire, ho detto un trauma in un luogo, e ho pubblico se ci chiedo torna il tore, se no sì, andavo cantando ci sei in Brasile. E poi ci sono origamesi, no, sono più gente che c'è sto origano in Brasile. Non è che è sentinato di esperienza e roba del genere. O mi hanno che invece avarravano in Brasile, che lui invece di origano. E poi c'è sti, andiamo contro lui. Quanto tempo ci sei in Brasile? No? 3 anni. Un mese in manca. Nel senso, ho cominciato a questionare, mi fai sentire interrogazioni, dopo ho visto capacità di cose mie. Ed è ci sicuramente va preparato tecnologicamente bene, ci risposta a cose moderne, che questo non conosciente. E sicché mi voglio questionare di questa cosa, il metodo no, di ballare il sudornio e via dicendo, guardando un capetto. No, questo è un discepolo del mestre, capo officina. E stando sotto, tratteggiamo su prezzo. Noi ti diamo, ti donavamo su tanti. No, ma questo tanti non mi... Pico de Bruce a Caseo traballendo, tanto balli da parra a Caseo. Disegnerà. E canto dica, se disegnerà de Bruce si deve subipicare. E questo andava, ti donavamo su Paguaro de Bruce, anda bene. Le grazie se un noi a traballare, andare a riscontro in quel luogo e andare in cui. E donio, poi sul primo periodo, poi sui primi 3 mesi, e ho fatto ici. Il capitavo, se avevo un'ultima volta, poi andavo in luogo. No, quanti anni ci sei in Brasile? 8 anni. chi stiamo venendo? Mi ha fatto su quello che lavoro.
Anna, porca miseria, visto che meglio tu, sei italiano, su Dali che c'è 20 anni, sei italiano, su brasiliano, su Dali che c'è 20 anni. Ma te ci posso fare, devo andare a imparare un mese. Eici, in cui pure, sopra più cose. Poi, in cui voi entravo in un altro luogo, voi avrò, sono più possibili, 3 mesi. Però in cui mi fu capitata una cosa strana, che mi vante avesse il suo parrai firma tanto a sudornio, immobili, no? Uno che andava traballando si muove pochissimo, deve donare attenzione su chi è fatendo il sudornio, e mi vante pensiero, se devo sciuccare, mi spesi, a rubia, se mi vante scoppiata in sangue, e non potevo parrai, preso manco strantaggio, già, mi fui di più, costo in malattia. E fu capitata questa occasione che fu venire a Magattai un amico che fa partire su un pari di Ierzo, molto sciaravo, ha tenuto un incidente dopo che è rientrato su Brasile, si è rientrato su un pari. E questo è venuto a Magattai con un Veneto, si narrava Giuseppe Calzana, fu il campione italiano dei pesi massimi di lotta greco-romana. E si chiede. Canto fu umano, fu buono. Fu una montagna di uomini, fu di una cosa. E fu lì, ma che dai, no? Se tu io i venni, c'è posto a traballare a caseo di auguro. Fatevo su colloquio, che tu sei a saltezza del vai su traballo, che vadevo un osso, ti assumeo. E poi la vadevo, no? Montavo macchina a tessili, sì, filatoio dei cottoni. Se la farà poi, lei dava il suo dormitorio, però vabbè, di là sono prima mezzo in officina e poi chi bisica impara il suo traballo di volta a montare in macchina con me. E ahi ci ho fatto. Quando mi vanta sanavo sospesi, mi fui licenziato da che fui traballando e fui andavo in Goia, a Amparo, in Arda, sa cittadina. E gli ha fatto su colloquio e su colloquio. Fu da parlare sicuramente di Torrannai che avevo preparato in tecnologia bene, me da bene, magari non fui aggiustatore meccanico, devo fui tornitore, sicché. E fu da parlare contento da queste preparazioni e andavo, ascolta Angelo, no, oltre al suo stipendio, ti onavo tanto di pagare, albergo pure di pagare. Onavo a me andava benissimo, se. E mi lasciavo in officina con. Finché saccando un po' di macchina, siccome si montante, tu conosci tutti i segreti, poi te la prima della spottaia a fabbrica che piantessi montate, si faceva un montaggio in officina, poi poi aggiustare, casomai dove si cancò difetto, poi te mancai in su questa candeliosa, non via d'attrezzatura, poi puoi fare modifiche, e si montava prima in officina. E poi si torna a smontare e si ci portava a questa fabbrica che deve adesso chi da comprare, chi da comprare. E che succede? Cosa vi ho impegno? Questa volontà di chi venire, d'altronde mi deve destreggiare, voi tagare, essendo son come, con anche amici c'è, lucetti, che se ho partito su un pari, che mi si era cattato con quest'altro picciocco di Ierzo, che traballava in cui col suo volo, toccata a e vai, e se che, ma ti mandavo a montare in macchina, se da prima, e qui su, se prima, questo traballava, da auguro, fa una savata, una satra, da sama che montando tutto su attrezzatura, tutto su servizi, a un certo punto, in macchina, guardate, c'è. Porre di conto, sfilatoio dei bottoni, allora, beh, in macchina fatta gusta, sono adesso a Marzone. Il noi è in miniatura. Mm-hmm. È in miniatura, no? Mm, però, questa è due bancali scelti, due bancali scelti. Che stia è tutto costante. Sì, sì. Devi tenere conto che avanti questa è la destra,
La coda e dei gusti si può venire a montare 4 doci, 43 in tutto, senza contare la testa e la coda. Se la lunghezza sa macchina vuoi intorno ai 13-14 metri. Pettica sa bestia. E sicché. Ma non li avete lì, quant'ora sa a sa dia tra ballaiaisi? Ma vai gusto di più altra ballaia, 8 ore sa di, ma vai un montaggio della macchina. O tecnico scetti, con due aiutanti, se ci vuole un 28 dis di traballo, poi montare tutta questa macchina. E se che, quando arriva a sua... Questo prima vuoi andare in gusto, un'altra, io vivo che vuoi mi sbrigare, e mi andavo, se la prossima volta andavo a su, e mi mandavo a su, e poi andavo a Guarulhos, sempre su Stato di San Paolo, a Guarulhos, e poi andavo a su. Io montavo questa macchina, arriva in Guni, poi montare questa macchina, no, e... Tutto su, quando comprate, non risparmia solo che devo niente in funzione, questa macchina. Sicché non esce niente, su contratto vuoi. 28 giorni lavorativi, senza straordinario, e senza traballare su sabato e su domingo. Il contratto era quello, loro che firmavano per montare la macchina. E cosa succedeva? Non risparmia solo questa macchina che si è cominciata a produrre, no? Prima produceva da me, lo fu poco così. E sanno se poi bisognerà, non posso traballare, il suo contratto è questo. Ma non c'è anche una scappatoia, appena dipende di osatros. E sanno narrare a un impiegato, a Bajico Albergo a su, a italiano. Mi pagano albergo, vitti e alloggi, e me questa trasferta mi parrà pulita. E insomma, si traballa, faria anche un'oretta o due di straordinario, faria su sabato pure traballa, mangiamo 4 ore, se vuoi. Questa macchina si veniva prima, ma non so di un personale in più, pure, poi non mi serve su un personale in più. Devo, quando traballo, devo. E porto due aiutanti, sì? Non ti posso fare traballare i dresi, vuoi che non dovessi, se vi preparo Deo e poi traballare d'uso, non potresti, poi da dresi si trovano a pari. E se che, e ci va di auto, ogni volta che andava a traballare, mi veniva a pagare aiuto. Poi, solo bello fu di quando voi arrivavo a Tatuì prima di tornare in Italia, sotto la macchina se io montavo. In cui, e dopo succede, sembrano più cose, in Brasile, lui fu di mera iscasta sociale, i chat sociali, lui fu di glebis, e lui fu di su gleb dei ricos, su gleb des media societari, su gleb des operaios, e su gleb dei niedus. Club do Petro, preto, da preto. E se che, questa si varia, quando ho fatto parlando con lui, che avevo venuto un altro collega, cosa mia, Guru Luigi, ogni sabato, se che te iaus in suo comodino, un invito, puoi andare al suo club di gusto suo, a Riconzi, e teniaus il suo tavolino prenotato, e se consumazione di volo. Sicché in lui ci vuole, e quando lui a ballo, e quando lui a teatro, e quando lui a un'altra cosa, non si vede niente a mancare nulla. E tanto su me devi vedere, quanto anno su è stava a Rao? Due anni su Brasile. Ma desti, immagino se Sardegna è mancata, ma di che no, non ti avessi torrao. Zavorravo e taga, aspetta, fui a riprendere in cui pure. Affunavo, in cui, e te lui fu di meganaica, si inventante, ma in cui, fa un d'uso da volino dei 4 persone, sfegna se corriente gusta, se che noso. Corriente vuoi essere curioso, se che fa italiano, se vieni a uscire dall'Italia, se vieni a usare che domanda, se...
traduzione, poi lui è studioso, lui fa studiando, poi tutta gente dell'alta società, e si chiese, veniva domanda, se a un certo punto spariamo anche a Ballaur, spariamo, senza de ruin, di essi, de ridius, insomma, de vai a risolvere, anche qualcosa, in certe cose che ho più, ma che hai, del Roma, mi domandate anche qualcosa, San Pietro, ma è bello, Basilica, ma non è passione, ma andavo, però faceva bigarde, conosceva, no? Insomma, è la Torre di Pisa, ma è vero su questo, è una certa inclinata, tocca del vivo, poi si rende conto, quando andai a questo luogo, e faceva così, e mi canai, di voi torravo, proprio quando fui a Tatooine, quando cosa accadendo, mi interessa da cosa se non mi interessa, non mi importa tanto pure, non mi depia vichi da un cosa se. Briega tanta mave, gli operai, sono briega di tanta mave, ma possibile non c'era necessità di ribellare, si va a rispettare, insomma sei persona, se non sei bestia, se. E a me, qualcuno mi narrava italiano, fai disfatto stuso, che non fu di cose che ti riguardano. E fu tipo scoppiare questa rivoluzione, fu tipo periodo critico come era in Brasile. Tant'è vero, quando fui partito, o cruzeiro, che fu pensando se fu cruzeiro, se moneta, o cruzeiro valia 3 lire. Quando siamo partiti invece, se, 3 cruzeiro valia 2 lire, se svaluta che ci fu di stettio, al suo contrario. E sicuramente fu riuscire a sbicare sempre sui giornali, mi veniva aggiornato tutte queste cose, e prima che fu di aria legge, che fu di cose delle rivoluzioni. E infatti dopo 2 o 3 mesi che mi fui partito, Deo, che va partito, su Deo e Luigi, fu di scoppiare questa rivoluzione, e poi sparisse assai gente, una cosa esagerata, poi. Succedono tante cose, poi avventure strane. Tempo successo, Si usa poca bai, che si conta da no? Veloce, e a veloce. una gruzza ci dà più carne. Candè, fausto in Brasile, aspetta, Tina, si adatta pure voi, mi dà più scritta, giusto? Fausto andavo a Tibaia, una cittadina a 40 km da San Paolo. Che lui fu uno dei vertenia, se n'era Pietro, e fu coiave di via d'Engucci, e portava sua famiglia, va di sua legnami. E Luigi lo conosceva, e sicché andava a cattare a Pietro, che aveva come missione di rivoltare dei familiari, si poteva, questo fu da Ierzo, vertenia accanto a canto, e forse andava a cattare, forse arrivava su Domingo, fu di Sardì, là, Sardì, che su Brasile fu giocando sa finale del suo campionato mondiale in Cile, come sa c'è cosa la vacchia, fu di proprio sa di, mi la raccolgo questi particolari, poi te che, e fu andato, che gusto, e fu facendo traballo, quando sono arrivato, facendo questo traballo, si è capendo il traballo con i clienti, non mi posso strobbare, no, dopo prendo a capo, prendevo su e andavo a che questo cliente, e ci ho fatto, io ad accabare questo traballo, prendevo, e poi ci fa vessi usapei, fu in periferia, giusto, in questa cittadina. Si arrivava su un palazzo mano a mano, si abbussava con il suo battacchio, con il suo trattallo, no, del suo corpo, del suo trattallo, abbussava, e vessi un maggiordomo, e lui, no, prego, accomodaisi, insomma, avanti. E si è fatto zendo saloni, aspettando. A un certo punto intendevo il passo, boh, 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 questi passi sono delle crepita pesanti, si prese, mi dicevo, sono vestito di gerarca fascista, il nazista. Si parlava, se Deo e Luigi, questo tutto, cappello, tutto, in divisa, completa, scheda, si parlava, se c'è il gusto. Pure non ha un. Signor Gustav, no, ho finito il lavoro, questi sono questo fu di due paesani, e si presentava,
No, veni con me e os atros. E quando io parlavo con Pietro su detenia, ci chiede su chi si aspettava, no, se non riuscire agli altri. Sai, fatto sei in due macchine tedesche, di cose che votanti girasca non esistono a tutto. E ricominciavo a correre in campagna, a pianure enormi. Fu correndo, a un certo punto, dico ad acceleratore, ma si mi vesa da strantaggio, a Hitler! E se tornavo a sei. Sa macchina sempre correndo con questo acceleratore, no, su sedili di aici, poi ti capite che anche a Vallamento può correre sacque, che in cui provi a mere, essendo regioni tropicali, no, subtropicali, provi a mere, e lui aveva una pianura enorme, e questo correndo, e ho fatto vato a Hitler! Questo mago, lui, questo è presto a calmare, ma questo è canco. Poi gira in campagna, a un certo punto passavo su in due, accanto a un vergolao, enorme, lungo, che non finiva più, però dei 100 metri di piede di gruppo, e a sotto dove è venuto una mesa del lungo, tutto plantato in terra, e i sedi lì pure plantato su terra, tutto a parte altre. E si andava uno, e noi si riuniamo con i suoi amici, giocando di più fai con la veste. E poi fa rientrare, e io dopo il rientro, quando si è rientrato, a noi su scambitete si veniva Giacomo. E si ci volta da dentro, e rientrato sul maggiordomo, di prendere tre boccali di birra, questa spina, no? E prendi quattro, cioè va quattro, e prendi i bucalli, sì. E ci aprivo pure più in questo, se li avevo fatto, manco zio, poi si appottava su del razzo. Dengue si vedeva tutto sul panorama di San Paolo, però non si vedeva più nulla, poi su Brasile fu vincendo 3-1, sparendo, no, si vedeva due nuvi, scelta su San Paolo, si vedeva due nuvi e basta. E in cui pure andava tutto su vedente, gusto. Fu di merito del Führer, e cambiamente in un Führer, nuovamente a Hitler. E sì, da poi se ne sono andato, quando se ne sono andato, se bonariamente, quello che ne era, se era brutto. E poi non so se pensavo che potendo in casa, portavo un luogo di Aici. Invece, quando sono rientrato in Italia, dei gusto da pubblicare i giornali, specie che venivano in fotografia dei nazisti da ricercare. E questo era pagato, e fu di Franz, mi scareccio sempre il suo nome, Gustav Franz Wagner. Questo riuscì, o è stato Augusto, figlio di buona mamma, poi tagliato una ordinai. E te succede, quando Dante registrava in Brasile, Dante sbagliava anche una cosa. E sicché la Corte Suprema brasiliana non gli donava mai le autorizzazioni a lui, strada in Germania. E fu l'unico, e infatti voi fu di chi potesse citare i muri, questo a Tibai è l'unico nazista che è vivo accanto a De San Paolo, e non tanto, mai scocciavo, poi taga, questo a Puligio che va via, traballato in due albergo, ma è albergo, tenia tutto un mondo enorme, questo vuol dire che anche presta nome, si vede che ha fatto cose come tante. Tanto su Torrao, grazie a Angelo Seri, si può contare su sconto su bello meda, ma davvero sano de brulla. Grazie. Niente, davvero, te fai scelte cose che mi fatti capitare, se avrei scelto a rendere partecipi di altro puro. Poi te. Mi è capitato altro puro, cose terrese, però. Questa è un po' fiera raccontata. In un'altra puntata, tu sei che ho intervistato. Deo si saluto, speravo di esibirli, sanno chi è, e grazie a tutti, su mamma Ezechio. Questa è l'ultima puntata, Edda. A esibirli, adios. A me lo sanno. Deo volla da Diannaugur.